per Libere TV, oggi 18 aprile 2018, siamo a Ostia, al Pontile, come potete vederlo, in compagnia di Maria Laura Turco. Oggi Maria Laura Turco è stata inviata di Libere TV presso la sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, dove si è tenuto un incontro organizzato dall'Associazione Donne da Mare, al quale ha partecipato l'ex commissario Bolkestein, che è il padre della direttiva servizi. Allora, Maria Laura, tu stavi lì per Libere TV, sei esperta, ti conosciamo già su Libere TV, ci hai parlato più di una volta di questi argomenti. Com'è stato questo incontro? Allora, questo incontro è stato introdotto, sì, dalla Maria Stella Gelmini, la quale in premessa ha già detto che le concessioni riguardano i beni e non i servizi. Questa è stata la domanda specifica che è stata posta al commissario Fritz Bolkestein, alla quale lui ha risposto. Allora, la risposta di Mr. Bolkestein è stata che le concessioni balneari sono beni e non servizi. E lui anzi è stato molto esplicito e ha detto: non capisco come le concessioni balneari possano essere considerate un servizio. Ci sono 30.000 concessionari balneari in Italia, era molto ben informato, sono piccole imprese che gestiscono le spiagge, quindi non sono servizi ma beni. E dal punto di vista economico sono piccole e medie imprese e bisogna considerare, ha sottolineato, qual è l'attività principale che viene svolta nell'ambito appunto di queste concessioni. Poi la sottoscritta ha posto la domanda quando è stato possibile di farlo, e quindi ho evidenziato, cioè poiché il commissario in premessa aveva detto che la sua opinione non aveva valore giuridico ovviamente, ma un valore politico, sebbene gli organizzatori Donne da Mare avevano nel titolo messo insomma l'interpretazione autentica della direttiva Bolkestein per avere l'opinione del padre, diciamo, di questa direttiva, e lui ha tenuto a precisare che la sua opinione era soltanto politica e non giuridica. E quindi nella domanda che insomma mi è stato consentito di porre ho chiesto se trovava utile considerare che la Corte di Giustizia il 14 luglio del 2016 aveva con la sentenza ormai nota espresso la netta opinione che si tratti di servizi e non di beni, aveva anche escluso che si trattasse di un bene e aveva precisato che il bene nell'ambito delle concessioni balneari lo mette lo Stato, il demanio, cioè la spiaggia di proprietà demaniale pubblica, mentre quello che viene offerto dai concessionari balneari è il servizio di salvamento, il servizio di pulizia della spiaggia, di pulizia del mare, e apri e chiudi gli ombrelloni, l'assistenza ai bagnanti sulla spiaggia e in mare, e insomma la pulizia dei bagni, le docce, tutto quello che sono i servizi connessi alla balneazione, non certo la spiaggia, perché quella lì, ripeto, insomma, è un bene esistente dello Stato. E il commissario Bolkestein è stato molto netto nella risposta, perché ha detto: io ribadisco che per me sono beni e non servizi, perché io nella direttiva intendevo riferirmi all'idraulico polacco, ha preso ancora quel caso insomma ormai famoso dell'idraulico polacco che si trasferisce in Francia e lì vuole esercitare la sua attività, e dice che la direttiva si riferisce a quello. E il signor Bolkestein mi è sembrato molto deciso su questa cosa, e, sebbene insomma devo dire che la mia impressione è stata che forse non avesse ben chiaro l'ambito di cui si stava parlando, perché a un certo punto gli è stata posta la domanda da un venditore ambulante se secondo lui anche l'attività di ambulanti poteva escludersi dalla Bolkestein, e Mr. Bolkestein ha risposto che se l'attività di ambulanti, cioè di coloro che esercitano con la propria bancarella nei mercati rionali oppure nelle piazze dei centri storici delle città, potesse essere esclusa, lui ha risposto: se l'attività degli ambulanti può ricomprendersi in quella della balneazione, sì, è esclusa anche quella degli ambulanti, altrimenti no. Tant'è che poi è intervenuto un altro dei rappresentanti degli ambulanti per precisare meglio insomma la questione di cosa si stesse trattando. Allora, questo convegno ha visto la presenza di molte personalità, dicevo, ecco qui ho preso un po' degli appunti per poi relazionarvi.
e abbiamo detto della Maria Stella Gelmini, e poi c'era Deborah Bergamini, e poi è intervenuto Marco Scaiola, che è l'assessore regionale al demanio della regione Liguria, è intervenuto Vaccarezza, che sarebbe il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, sempre della regione Liguria, e Fabrizio Licordari, che è il presidente di Assobalneari Confindustria, diciamo. E tra l'altro, ecco, Licordari è il cofondatore di EFEBE, che sarebbe quella associazione sorta spontaneamente con del Castillo, si chiama Norberto del Castillo, che si sta occupando di studi comparati rispetto a come la direttiva Bolkestein viene applicata in Portogallo e in Spagna. E su questo io torno a ribadire che la vicenda spagnola è completamente diversa, perché in Spagna sulle spiagge, cioè la Ley de Costas è del 1988, e in Spagna sulle coste era consentito di erigere costruzioni, ville private, e diciamo questa edilizia era un'edilizia privata e a scopi abitativi, e non certo recettizi, così come avviene da noi. Quindi quando il legislatore nel 2013 ha introdotto delle modifiche alla Ley de Costas, ha riconosciuto dapprima la possibilità per coloro che erano proprietari di queste ville private e non abusive, cioè completamente lecite, perché la legge spagnola precedente consentiva di costruire anche sulla spiaggia, insomma nelle immediate, ha consentito di mantenere questo, quindi ha un diritto di proprietà, no? E ha consentito di continuare questa proprietà per 30 anni. Successivamente, siccome ci sono state delle richieste, perché veniva soppresso un diritto fondamentale dell'uomo, il diritto alla proprietà privata, questo diritto è stato accordato a questi proprietari privati spagnoli per 75 anni. E quindi diciamo è una realtà completamente diversa. Era un diritto di proprietà lecito, legittimo, non era una concessione, ma era qualcosa che era stato pagato. E niente, poi ricordando gli altri interventi, abbiamo avuto anche l'ex sindaco Alemanno, Vincenzo Cagliazzo, che è il presidente nazionale dell'Associazione Ambulanti, che appunto abbiamo già detto è intervenuto più volte, e poi in finale c'è stato Rodolfo Martinelli. È un caso un po' esemplificativo, perché Rodolfo Martinelli è proprietario di una spiaggia che era del nonno Dante Martinelli dal 1921, i Bagni Aurora, cioè questa sua concessione è dal 1921, insomma proprio come vuole la Bolkestein. E niente, lui ha ricordato che soltanto il 30% delle spiagge delle spiagge possibili è occupato in Italia, poi si tratta di vedere se è ricompreso in questo tratto di costa che lui dice essere il 30%, anche i posti quelli inaccessibili, le scogliere eccetera, questo non lo so come ha fatto il calcolo, e addirittura ha insistito sull'argomento dicendo che la Bolkestein, l'applicazione della Bolkestein è una scusa per fare dell'Italia una lavatrice di denaro sporco, perché queste spiagge andranno soltanto ad ingrandire le banche delle isole Cayman, ha detto il nostro Rodolfo Martinelli. E niente, poi cos'altro, chi altro? Ah, poi ecco, sì, l'organizzatrice Bettina Bolla. E poi chi altri? Ah sì, e moderava l'incontro Vittorio Macioce, che è un giornalista, caporedattore insomma di Libero. Abbiamo qui a fianco adesso a me Franco Giacomelli, che voi magari non lo vedete molto spesso in video, ma lui è l'autore del 90% dei video che vengono fatti a Ostia, è il nostro inviato, anzi corrispondente sul posto, e non possiamo non chiedergli a lui cosa ne pensa, cioè la direttiva Bolkestein, l'applicazione della direttiva Bolkestein a Ostia sarebbe utile? Certo, sicuramente. Sono 12 anni che aspettiamo, diciamo, questo evento, chiamiamolo, sicuramente è l'unica soluzione qui per sanare questa situazione. Siamo impantanati proprio per restituire veramente la legalità, il diritto ai cittadini. Questo mare di illegalità che viene gestito, questo patrimonio, sotto una forma, diciamo, privatistica, patronale, non è possibile. Quindi ritengo sia l'unica terapia adatta per il male di Ostia. Maria Laura, vuole aggiungere qualcosa? Sì, allora.
Allora, circa 2 anni fa, da pochi giorni successivi all'insediamento del sindaco Raggi, ho inviato una diffida per applicare la direttiva Bolkestein a Roma e quindi per fare i bandi di gara, perché ricordo che la direttiva Bolkestein è self-executing, significa di immediata applicazione sia da parte dei giudici che della pubblica amministrazione. Per cui ho inviato questa diffida e il sindaco a tutt'oggi non ha risposto, però penso, così come ci dice Franco, che effettivamente qui a Ostia, dove le spiagge sono state in mano a malavita organizzata, fare delle gare per l'assegnazione forse può essere veramente la soluzione. Libre TV in campo, direi in spiaggia, grazie a Maria Laura Turco e a Franco Giacomelli.